Petruzzelli di Bari, le strade di San Nicola con il professor Schettini, dalla cattedra al palcoscenico passando per YouTube. Esatto, che è un'altra cattedra tra l'altro, perché il palcoscenico rappresenta per un insegnante un'altra cattedra. Io sono sempre stato del parere che l'insegnante appassionato può lavorare dappertutto, può comunicare il sapere della propria materia che lo appassiona anche sul palcoscenico. È questo che farò stasera io. Stasera è una serata anche particolare perché è anche una serata di beneficenza. Quale sarà il suo contributo? Allora, intanto una mini lezione di fisica, perché per me è fondamentale ogni volta che io sono da qualche parte continuare a fare il mio mestiere, cioè il prof. Quindi accompagnerò gli spettatori attraverso un percorso dell'energia, dalla voce fino alle nostre orecchie, però non posso spoilerare altro. Tra l'altro è tutto quello che sta succedendo adesso durante questa intervista, lo vedrete poi. Perché dobbiamo amare la fisica? Perché la materia che ci spiega, che ci fa capire perché siamo fermi su un pavimento, perché possiamo socializzare, perché abbiamo costruito dei palazzi meravigliosi nel mondo, perché siamo arrivati a questo livello di tecnologia e quali sono le sfide del futuro. Questo è il motivo per cui dobbiamo amarla e soprattutto perché ci circonda, cioè io l'ho scritto anche nel libro, no? È nelle cose semplici della vita e siccome sappiamo di amare la semplicità, amiamo la fisica contemporaneamente. Quindi non è solo per ragazzi, è un invito a tutti. Assolutamente. Io sono molto contento di tutto quello che sta succedendo perché questa è la prova che la fisica e la cultura può appassionare chiunque. E quindi il messaggio della scuola va oltre le quattro mura e questo mi emoziona. A volte non ci credo per quello che sta succedendo, per quanto consenso ricevo da tutte le persone, però questo dimostra come la cultura appassioni, chiaramente la fisica, ma in generale le materie. Grazie.